È cominciato con un po' di problemi, di quelli dei quali la burocrazia regionale siciliana è campionessa assoluta. Il reportage della giornalista del programma di Rai 1 sabato domenica è Flavia Marimpietri, dedicato al teatro Samonà di Sciacca, icona delle incompiute. Cronisti, operatori e tecnici della troupe Rai hanno dovuto faticare non poco per avere la più banale della chiave d'accesso all'area del teatro. Dopo una settimana di telefonate e scambi di email, Flavia Marimpietri ha scoperto stamattina che nessuno dalla regione si era degnato di farsi trovare in orario a Sciacca per aprire il cancello. Ma tant'è. Alla fine il servizio è stato però regolarmente girato. Flavia, perché questo servizio? Dunque, noi per sabato e domenica abbiamo questa rubrica d'inchiesta, si chiama Parallelo 41, in cui affrontiamo il tema degli sprechi, comunque delle tante storie italiane che dal Manzanare al Reno, quindi dal nord al sud Italia, spesso ci presentano delle grandi opere, figlie spesso di progetti ormai datati da 30 o 20 anni, e figlie di un'Italia in cui molti miliardi rimangono incompiuti. Naturalmente la nostra speranza è che poi le cose si sblocchino, come in questo caso naturalmente il Teatro Samonà. Adesso vediamo se questo non sarà l'ennesimo promesso oppure finalmente anche questa storia verrà alla fine. Quando vedremo il servizio? Il servizio andrà alle 7.38 di sabato prossimo. Ancora una volta il Teatro Samonà, simbolo delle incompiute, gode dei riflettori nazionali. C'è una storia dietro il teatro sicuramente da raccontare, che merita di essere conosciuta per tutto il retaggio che la struttura si porta dietro, con la speranza che un giorno o l'altro il teatro aprirà ai battenti.